qualsiasi progetto diventa veramente quasi un sogno più che un progetto, perché uno veramente deve mettersi a calcolare ogni cosa a puntino, altrimenti non ci si rientra con quello che uno guadagna, o con quel poco che uno guadagna. Lui è Claudio, 37 anni, da 10 fa il vigilantes. A proposito di lavoro povero e reddito minimo, la sua paga oraria è sotto la famosa soglia dei 9 euro l'ora, molto al di sotto. Claudio, quanto guadagni? All'incirca 900-950 euro al mese. Quindi in media sarebbero meno di 6 euro l'ora. Questa è la paga oraria lorda compresa di due scatti d'anzianità. Chi 5,66. inizia senza scatti d'anzianità percepisce ancora meno, perché percepisce intorno ai 5,50 euro l'ora. Netto mensile parte da una base di meno di 800 euro. Diciamo che una persona riesce ad arrivare a 900-1000 euro solamente lavorando più di 200 ore al mese, tra festivi, notturni, straordinari. Convivo con una ragazza, se avessimo dei figli o se lei non lavorasse la situazione sarebbe molto più grave, cosa che accade a molti colleghi. Ci sono dei colleghi monoreddito che hanno due o tre figli e diventa veramente dura, se non impossibile, andare avanti con una paga del genere. Come fanno? Fanno un secondo lavoro? Sì, molti dei miei colleghi fanno quasi tutti un secondo lavoro. Anche nero? Purtroppo sì, capita anche di dover accettare dei lavori in nero. Viceversa, c'è chi sostiene che proprio l'introduzione del salario minimo favorirebbe il ricorso al nero per l'insostenibilità del costo del lavoro da parte delle imprese. Claudio, sei favorevole al salario minimo? Sì, assolutamente, per noi sarebbe non una boccata di ossigeno, una grandissima boccata di ossigeno.